intervento, a meno che poi non c'è qualcun altro. Carmine Soccio. Buonasera a tutti, sono Carmine Soccio di San Severo Attiva. Allora, cominciamo a parlare dalla fine, ossia dal 19 giugno scorso. Come tutti sapete, si è tenuto un consiglio comunale monotematico e a questo consiglio comunale sono state invitate anche tre associazioni, per parlare sempre del solito tema che ormai si protrae da oltre 5 anni, perché evidentemente il sindaco e anche il presidente del consiglio comunale si saranno resi conto che non è che stiamo parlando dei gettoni di presenza o della composizione delle commissioni consiliari, ma stavamo parlando piuttosto di un tema critico, cruciale, di importanza estrema per la cittadinanza, per la tutela dei diritti dei cittadini e della salute di tutto il territorio e di tutti i cittadini. E avendo sentito forse il peso delle decisioni da assumere, viste anche le vicissitudini attraversate attorno a questa tematica, ha pensato bene di coinvolgere anche le associazioni. Noi abbiamo accettato con orgoglio, con entusiasmo questo invito. E ovviamente per apportare qualcosa di nuovo, per sostenere, coadiuvare l'amministrazione comunale in questa battaglia che ci attende adesso in Consiglio di Stato, perché il punto è questo: è inutile parlare adesso di tutte le questioni che vogliamo, che abbiamo già ribadito più volte. Adesso diciamo dobbiamo affrontare questo ricorso in Consiglio di Stato. Dopo la sentenza del TAR che ha dato ragione all'azienda, alla società che vuole realizzare questo impianto di cui già parlato chi mi ha preceduto. Questa deve essere una mossa che deve essere una mossa collettiva. Tutte le forze sociali e politiche della città devono mettersi insieme, ognuno apporta il suo, per strutturare un'azione amministrativa che possa risultare poi vincente nei confronti, quindi, in Consiglio di Stato. I presupposti erano questi e in effetti il Consiglio Comunale si era aperto nel migliore dei modi, con la disponibilità da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale, appunto, di voler ascoltare, eventualmente recepire tutte le proposte che fossero poi sopraggiunte sia dall'opposizione e sia dalle associazioni. E quindi noi come associazioni abbiamo portato le nostre ragioni, come dire, le nostre notizie, le nostre rilevanze, abbiamo parlato di impatti cumulativi, abbiamo parlato di questioni tecniche ma anche giuridiche che riguardano la società Saitef che vuole realizzare questo impianto di compostaggio, questo mega impianto, c'è chi l'ha definito mega mostro, insomma, in tutte le maniere. Quindi abbiamo parlato anche del fatto che questa società, nel corso degli ultimi 30 anni, ha subito numerose vicissitudini dal punto di vista legale. Per dirne qualcuna, fra il 2009 e il 2010, questa società, che prima si chiamava Safab, negli ultimi 5 anni ha cambiato 4 volte denominazione sociale. Evidentemente qualche problemino ce l'avrà avuto, perché normalmente una società ci tiene a mantenere le proprie credenziali, la propria denominazione sociale. Questa società, come dicevo, fra il 2009 e il 2010 ha subito ben due interdittive antimafia dalla prefettura di Roma, quindi dalla Regione Lazio. Nel 2013 fu condannata in primo grado per corruzione su appalti e tangenti. Nel 2015, appena 3 mesi prima che venisse approvata la delibera di giunta, la famosa delibera di giunta 142, appena 3 mesi prima fu condannata anche in secondo grado di giudizio. E poi nel 2016 fu condannata anche in via definitiva, quindi con sentenza passata in giudicato, come si dice,
sempre per corruzioni, per la stessa tipologia di reato, e quindi condannata in terzo grado nel 2016, e poi l'approvazione dell'autorizzazione unica provinciale, quindi la via AIA, avvenne nel 2017. Tutte queste informazioni il sindaco poi è stato disponibile, ci ha detto: se avete evidenze, quindi documenti che accertano questo che state dicendo, vi prego di mandarcele, di farcele pervenire. Noi certamente non abbiamo perso tempo, non ieri, non oggi, ma il giorno dopo del Consiglio Comunale, il 20 giugno, via PEC abbiamo inviato tutta la nostra documentazione via PEC all'attenzione del sindaco e dell'ufficio protocollo. Quindi adesso lo sanno, ma anche prima non potevano non saperlo, perché l'ho detto in Consiglio Comunale. A me fa specie, se io fossi un amministratore pubblico e mi si presentasse una società, una ditta che volesse realizzare qualcosa nel mio comune, io la prima cosa che faccio vado a informarmi queste persone chi sono, da dove vengono, cosa vogliono realizzare. E queste notizie, queste informazioni sono alla portata di tutti, basta andare su internet, ognuno può ricercarle e vengono fuori. Come faceva il sindaco a non sapere nel 2013, nel 2015, nel 2016 che questa società non avesse questo carico, questo grosso fardello giudiziale sulle sue spalle? Io personalmente vorrei chiedervi voi cosa avreste fatto, insomma, se foste stati sindaci di questa città, ma temo di sapere già la risposta. Fra l'altro il progettista di questa società è stato anche indagato e coinvolto in Mafia Capitale, l'ingegnere Baruchello, che è l'ingegnere della Saitef, ancora oggi è stato anche indagato in Mafia Capitale. Quindi parliamo di una società che dal punto di vista giuridico legale non offre alcuna garanzia. Io normalmente non mi fido nemmeno delle persone oneste, quelli che si professano onesti, figuriamoci qualcuno che ha già questo bel fardello sulle spalle, se dovessi concedergli un appalto, insomma, dei lavori, la realizzazione di un impianto. Va bene, abbiamo fornito i nostri documenti dal punto di vista giuridico legale, e poi però il discorso in Consiglio Comunale, che era iniziato con i migliori presupposti, ha preso subito una piega ben diversa, e lo si è capito subito dall'intervento di alcuni consiglieri comunali che hanno commesso una serie di strafalcioni enormi, hanno fatto una confusione incredibile, hanno cominciato a parlare, a fare un confronto con l'impianto di compostaggio che c'è in provincia di Salerno da 100.000 tonnellate, omettendo di omettere che la provincia di Salerno fa oltre 1 milione di abitanti, quindi il doppio rispetto alla provincia di Foggia. Oltretutto gli impianti di compostaggio solitamente non vengono realizzati in base al numero della popolazione della provincia, ma in base a altri criteri, quindi si tiene conto dell'aro piuttosto dell'ato oggi. Altri strafalcioni hanno detto, qualcun altro ha detto che addirittura sì, quello è il plesso, quello in via Foggia è il plesso più indicato, perché comunque quella zona non è considerata di alto pregio agroalimentare, agricolo e paesaggistico, manca a farla apposta, lì ricade il progetto del famoso mosaico di San Severo. Altre scempiaggini ne sono state dette un'infinità, del tipo sulla questione dell'allargamento della statale 16, sì, perché poi ci sarà un allargamento della statale 16, voi ne avete sicuramente contezza. Io come presidente di associazione e anche assieme ad alcuni esponenti politici negli scorsi mesi, negli scorsi anni, siamo andati a parlare con l'ANAS alla provincia di Foggia, e si parla di ammodernamento della statale 16, che è tutt'altra cosa, non c'è nessun allargamento in vista, anche perché bisognerebbe espropriare una serie interminabile di terreni per effettuare quei lavori che oggi non è possibile effettuare. Ne sono state dette tante, quindi già si capiva dove andava a parlare il discorso, ma poi tutta la discussione è andata a sbattere su uno scoglio che è divenuto insormontabile. È uno scoglio che verte la questione del principio di precauzione, perché erano state presentate due proposte di delibera, una della opposizione. L'opposizione ha chiesto di convocare il Consiglio Comunale con una sua proposta di delibera. In tempi record la maggioranza
ha messo su un'altra proposta di delibera, perché ce l'hanno loro, che facciamo? Non ce l'abbiamo noi che siamo maggioranza. Erano tutte e due di buon senso, due proposte di delibera di buon senso. L'unica grande differenza, ecco, l'unico grande scoglio è che nella proposta dell'opposizione c'era questo principio, veniva evocato questo principio di precauzione, che da alcuni consiglieri di maggioranza e anche da qualcuno dell'opposizione è stato un po' schernito, perché si riteneva che non fosse attuale, non fosse applicabile. Non so per quali ragioni, evidentemente avranno fatto un po' confusione col principio di prevenzione, che in ambiente è tutt'altra cosa. Il principio di prevenzione praticamente riguarda i monitoraggi su disastri ambientali provocati, che ne so, da maremoti, da frane, alluvioni, queste cose qua. Il principio di precauzione invece riguarda tutt'altro. Innanzitutto il principio di precauzione che anche noi associazioni abbiamo invocato, oltre ad alcune forze politiche presenti in Consiglio Comunale, non riguarda esclusivamente, esplicitamente l'impianto di compostaggio in sé, anche se presenta delle criticità grosse questo impianto, ma riguarda piuttosto la questione degli impatti cumulativi totali, in quanto in zona, in località Ratino e lì nelle limitrofe vicinanze sono già presenti altri impianti produttivi abbastanza impattanti. Non lo dico io, ho cercato di spiegarlo poco fa l'ingegner Piccaluga, che è sicuramente da ingegnere, ha dei dati scientifici molto precisi. Sono presenti l'impianto a biomassa in terra, è presente l'impianto quell'altro di, come si chiama? Sì, quella biogas nelle limitrofe circostanze, è presente anche l'impianto di compostaggio Lufa Service, poi ci sono parchi eolici tutto intorno, ci sono già degli impianti in zona che, fra l'altro, anche nell'autorizzazione via AIA che era stata firmata dal dirigente del settore ambiente della provincia di Foggia, lo stesso Stefano Biscotti ribadiva che, viste la presenza in loco di tutte queste strutture produttive, si riteneva appunto non opportuno dare l'autorizzazione. Poi insomma è bastata una serie di cavilli tecnici, è bastato arretrare l'impianto di una decina di metri e miracolosamente questi impatti cumulativi sono svaniti nel nulla. Non funziona così. Il principio di precauzione, infatti, vado a leggere testualmente perché voglio evitare di dire qualcosa di non corretto. Il principio di precauzione, il fatto di invocare o no il principio di precauzione, è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive e incerte, e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto. Per far sì che venga applicato il principio di precauzione si devono verificare tre elementi chiave: l'identificazione dei rischi potenziali e l'identificazione dei potenziali rischi, una valutazione scientifica e la mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati. Quindi, sotto tutti i punti di vista, il principio di precauzione ci casca a fagiolo in tutta questa situazione. Nel caso in cui venga applicato il principio di precauzione, le misure adottate possono essere diverse. Inoltre, tali misure possono essere mantenute finché i dati scientifici rimangono insufficienti e sono da considerarsi provvisori e sottoposti a modifica in funzione dei dati resisi successivamente disponibili. Quindi ci sta. Ma al di là di tutto, diciamo, degli schieramenti, delle ragioni politiche, di ogni fazione politica, l'appello che rivolgiamo al sindaco è quello iniziale. Noi dobbiamo far un unico corpo, quindi tutte le forze sociali e politiche, dobbiamo dar vita a un documento che alla fine diventi inoppugnabile e che possa essere funzionale a ribaltare quella sentenza del TAR che per adesso in questo momento ci sta condannando.
Quindi esorto il sindaco a tenere presente le richieste fatte dalle associazioni, quella fatta anche dall'opposizione, e di integrare possibilmente con queste richieste la proposta di delibera originaria e originale della maggioranza. Perché in tutta questa situazione non può esistere chi si arroga il diritto di assumersi le responsabilità per tutta la cittadinanza. Qui stiamo parlando di un impianto che potrebbe condannarci per una serie di fattori ambientali, salute e tutto il resto per i prossimi decenni, non stiamo parlando di quisquilie, per cui non esiste, non c'è nessuno che autorizza. Allora, tutto ciò che per legge è lecito non è detto che sia necessariamente giusto. Questo deve essere il principio che dovrebbe spingere il sindaco a tenere presente, ad accogliere le sollecitazioni sia dell'opposizione in consiglio comunale sia delle associazioni. Quindi mettiamoci dentro il principio di precauzione, mettiamoci dentro il profilo giuridico legale dell'azienda, mettiamoci dentro anche gli impatti cumulativi, facciamo in modo che i tecnici e funzionari del nostro comune alla fine riescano a redigere un documento che possa essere inoppugnabile in consiglio di stato, perché qui o si vince o si perde tutti assieme. Non è possibile che un domani accettare una sconfitta dove la cittadinanza non è stata assolutamente coinvolta. Io fossi in lei, signor sindaco, in questa evenienza non avrei, farei fatica a presentarmi ancora in giro. E mi dicono di tagliare perché siamo fuori con i tempi. Ovviamente noi ringraziamo anche le forze dell'ordine che hanno svolto egregiamente il loro lavoro, ci hanno supportato, però anche loro insomma dovrebbero smontare il loro turno. Ovviamente ci saranno altre circostanze per aggiornarci ancora, vi terremo aggiornati con altre dirette e altri eventi. Grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie.